Ipotesi basista, la pista che i carabinieri starebbero battendo per far luce sull'ultimo furto messo in atto ad Ericevetta. Frattanto il sindaco Giacomo Tranchida fa delle puntualizzazioni. Scuola in agitazione, sit-in di protesta è stato organizzato questa mattina dalle organizzazioni sindacali di categoria davanti alla prefettura di Trapani. Porto ed immigrazione, questi i temi principali della 67esima Assemblea Generale della Federagenti che si è svolta questa mattina alla Tonnara di Bonagia. Scalinata in fiore al via oggi pomeriggio a Trapani, la tradizionale manifestazione è giunta quest'anno alla sua sesta edizione. E per lo sport ed ora il Bari. I ragazzi di Serse Cosmi nell'ultima giornata di campionato affronteranno la squadra del presidente Paparesta, gara determinante per il posizionamento nella griglia playoff. Il trapanese Roberto Carpentieri aveva simulato un incidente stradale per mettere in atto il suo progetto di morte. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. Il servizio nell'edizione delle 14.20 del nostro TG. Buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli. Dopo la pubblicità, come sempre, tutte le notizie e gli approfondimenti. Spunta l'ipotesi del basista nell'ambito delle indagini per far luce sull'ultimo furto messo a segno ad Ericevetta. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a raggi infrarossi collocate ad Ericevetta. I carabinieri stanno spulciando le immagini per far luce sull'ultimo furto messo a segno nell'antico borgo. La scorsa notte i ladri hanno ripulito il bancomat che la società finanziaria Euronet aveva collocato all'interno di un negozio di ceramica e souvenir. L'attività investigativa è ricoperta dal massimo riservo, ma sembra prendere corpo l'ipotesi di un basista che sapeva perfettamente che il bancomat era stato ricaricato di recente. Frattanto questa mattina il sindaco Giacomo Tranchida ha fatto delle puntualizzazioni. Il Comune di Ece gestiva un servizio di tesoreria per il tramite dei Unicredit, che unilateralmente ha recesso questo sportello intelligente come tesoreria delegata in Ece. Siamo in contenzioso, nel gennaio 2017 ci sarà la causa, nelle more stiamo riappaltando il servizio con l'obbligo per il gestore della nuova tesoreria di prevedere in Erice centro storico un bancomat intelligente anche presso locali comunali. E questo è un dato. Sulla vicenda, mi spiace intanto per l'operatore Nello Savalli e per questo atto criminoso, però bisogna dire le cose come stanno. Il Comune aveva fatto un avviso pubblico, questa ditta Euronet aveva partecipato e aveva dato l'opportunità al Comune a questa ditta per fare questi bancomat intelligenti di allocarne uno a Piazza della Loggia e uno a Porta Trapani. Tutto a un tratto scatta un negozio commerciale, ritengo, per il quale questa ditta preferisce mettersi d'accordo con un privato commerciante. E il punto è capire se questa ditta ha operato in sicurezza. Io credo però che si stia anche esagerando da parte di alcune affermazioni che fa la Catalano, che fa anche questo signor Tilotta, come fanno alcuni consiglieri comunali di Forza Italia e del Partito Socialista, che di fatto scaricano, come dire, tutto quello che è accaduto, sta accadendo, quasi su una strafottenza da parte del prefetto. Lo conosco, è persona seria ed è persona che si è impegnata al massimo assieme a me, sta cercando di fare in modo tale, nonostante la spendicoria di più, di mantenere ad Erice la caserma dei carabinieri, che era destinata a andare via, dunque un presidio in più di sicurezza. In questi anni, in questi mesi abbiamo fatto un sistema di videosorveglianza, uno fra i più innovativi addirittura, che legge con gli infrarossi anche in presenza di nebbia le targhe delle macchine, e sono questi gli strumenti che stanno utilizzando i carabinieri per fare le indagini. Abbiamo sostenuto anche questa azione nobile di volontariato dei cittadini aricini, insomma, che ha fatto un po' le ronde, addirittura l'abbiamo potenziata con due più una terza associazione per fare una vigilanza ambientale, chiamiamola così, spostando in Erice una postazione remota vigili urbani, perché in sintonia con i carabinieri cerchino, nel limite possibile, di coprire più spazi, gridare sempre al lupo, strumentalizzando e talvolta esagerando. Io credo che alla fine c'è il rischio, come dire, che a questo appello al lupo non risponda più nessuno. La scuola è in stato di agitazione sit-in questa mattina davanti alla prefettura di Trapani. I motivi del sit-in sono dettati dallo sciopero della giornata del 20 maggio per il rinnovo contrattuale, per protestare contro i tagli verso il personale ATA, nell'organico del personale ATA, per ripristinare la libertà di insegnamento. E fondamentalmente perché da lontano 2009 il nostro contratto non è rinnovato. Significa aver perso in termini di potere d'acquisto
un po' di soldini, sono quasi, sono 7 anni che non abbiamo una rivalutazione del nostro stipendio, un rinnovo del nostro contratto, e non solo da un punto di vista economico, anche da un punto di vista giuridico, perché tante altre leggi che sono sopravvenute dal 2009 ad oggi fanno venir meno o contrastano abbondantemente con le norme che sono prescritte nel nostro contratto. Tutte queste cose non fanno altro che continuare a demotivare tutto il personale della scuola, a partire dal personale ATA e a finire ai dirigenti scolastici, perché non c'è nessun comparto che è in disaccordo con questo sciopero. Si è svolta questa mattina alla Tonnara di Bonagia la 67esima Assemblea dei Federagenti. La Federazione Nazionale degli Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi, la Federagenti, ha scelto Bonagia come sede della 67esima Assemblea Generale. Occasione questa per affrontare i problemi relativi alla riforma dei porti, con particolare attenzione al ruolo degli imprenditori privati nelle nuove strutture di governance dei porti e della logistica, ma anche per eleggere il nuovo presidente Gianenzo Duci, già designato dal Consiglio, che succederà a Michele Pappalardo. Per statuto non possiamo fare più di 2 mandati, è bene che sia così perché l'impegno è gravoso, è di forte responsabilità, e quindi francamente 4 anni sono già tanti. Quindi oggi mollo volentieri il timone nelle mani sicure del mio successore. Sì, l'ho fatto con una certa emozione perché insomma, il periodo è stato bello intenso, l'affetto che mi hanno dato i colleghi è stato forte. Poi qui in questa terra insomma di emozioni penso che un presidente emozionato ci stia bene. E sulla riforma dei porti e sulle rotte dell'emigrazione ha parlato la senatrice Pamela Urrù. Si parla della riforma dell'autorità portuale, una riforma che peraltro è arrivata come per il parere delle commissioni parlamentari proprio questa settimana, una riforma che finalmente dopo il 94 vedrà e darà vita a un nuovo sistema di autorità portuale, perché per quanto la legge 84-94 è meritoria, perché comunque fissa una governance, è chiaro che in tutti questi anni si è andati molto avanti, quindi non c'era neanche la globalizzazione nel 94 e quindi si sta andando verso questa tipologia di riforma. Occasione importante per Trapani, come sottolinea il vicepresidente RAM Cristian Emmola. In una logica regionale attraverso i porti e con i porti, a mio parere, l'ho appena detto nel mio intervento, passa veramente lo sviluppo, una strategia di sviluppo di questa terra, non soltanto per Trapani che, come sappiamo, vive di turismo, ma potrebbe sviluppare anche un core commerciale attraverso il porto, ma la Sicilia tutta dovrebbe imporsi attraverso i porti come hub strategico nel Mediterraneo. Il sindaco di Valderice Mino Spezia ci ha illustrato un'importante novità. Abbiamo ricevuto finalmente il provvedimento che sblocca l'iter amministrativo del porto da parte dell'assessorato del territorio ambiente, quindi dovremmo fare uno studio sulla Posidonia, ci siamo impegnati alla riforestazione, aggiorneremo il progetto e invieremo tutto in assessorato per proseguire l'iter, quindi però abbiamo messo un punto definitivo sulla vicenda annosa del porto, abbiamo fatto chiarezza, da qui in poi abbiamo una strada ben precisa e definita da seguire che sicuramente ci porterà all'obiettivo. Studiosi, musicisti e semplici fedeli si sono dati appuntamento per 3 giorni al Santuario della Madonna di Trapani, santuario giubilare in cui è stata aperta lo scorso mese di dicembre una porta santa e centro della spiritualità e della devozione mariana. Ieri si è aperto un convegno che nell'anno santo straordinario della misericordia riflette e approfondisce su Maria Madre di Misericordia e sul protagonista della devozione e della spiritualità mariana nella Chiesa. Le nuove frontiere del turismo transfrontaliero, il cicloturismo e l'archeologia subacquea tra Sicilia e Tunisia. Si è parlato di questo ieri a Marsala a Palazzo Fici per il Bike and Dive Open Day, per promuovere ad appassionati e non questa nuova forma di turismo slow. Una giornata di incontri e dibattiti tra gli operatori turistici del territorio insieme a giornalisti di settore per valorizzare in tutte le sue valenze questi 2 nuovi approcci alla vacanza. Io mi complimento e ringrazio per questo lancio di questa idea proprio qua a Marsala, in questa città
che è una delle più belle dell'Italia, dico, non semplicemente della Sicilia, e quindi c'è molto da fare. Noi stiamo puntando molto sul turismo, perché il turismo è il nostro volano, sono le nostre industrie, oltre all'agricoltura e la pesca è importante, ma sicuramente viviamo di turismo. Oltretutto l'aeroporto di Birgi è qua a portata di mano, quindi è facile arrivarci, così come l'aeroporto di Palermo si sta lavorando per mettere insieme in qualche modo, senza farsi la guerra, che è una cosa importante, e il porto che sta partendo, il porto turistico, proprio il porto privato, quindi tutte queste cose messe insieme, è perché ho una pista ciclabile che mette insieme Marsala, Trapani, Palermo e tutta l'Italia, insomma, si sta lavorando anche in questo. Noi come Strada del Vino, il nostro compito non è quello di vendere vino, questo lo fanno le aziende. Le aziende già nel nostro territorio ne abbiamo moltissime, basta pensare che già le associate nostre sono 46, tant'è che mentre nelle altre strade del vino della Sicilia si parla di un solo itinerario che abbraccia le cantine o le aziende, noi dobbiamo fare diversi itinerari, perché ovviamente mettiamo a disposizione di chi viene a trovarci nella nostra città un ventaglio di opzioni, di tante aziende storiche che sono bellissime da visitare, ma anche tante nuove aziende che hanno fatto dei prodotti eccezionali, che ormai abbiamo superato il discorso che Marsala era conosciuta soltanto per il proprio nome, cioè il vino Marsala. Il progetto si sviluppa, intanto, e nasce dalla cooperazione tra due stati, che penso che sia una cosa molto bella, soprattutto in questo momento in cui sappiamo i momenti difficili che sta vivendo la Tunisia, e noi siamo stati lieti in questi due anni di costruire insieme a loro dei percorsi turistici proprio sul turismo sostenibile. L'altro ovviamente è quello che ci rivolgiamo a costruire degli itinerari che siano nuovi, diversi, che abbiano più appeal, che non rientrino tra le strade note che per fortuna, dico, in Sicilia non manca. Questo tipo di progetto legato alla sostenibilità ambientale, nuovi percorsi, ci vede protagonisti come territorio. La Sicilia occidentale credo che sia la meta più importante, sicuramente in Sicilia ma non solo, che può rappresentare una destinazione turistica essenziale per chi vuole trascorrere dei giorni piacevoli di vacanza, ma legati a un turismo migliore, nuovo e più sostenibile. Domani alle 16.30 nella baita comunale di Erice si terrà la presentazione del progetto Trekking Tourism nell'Agro Ericino, che prevede la segnatura con i cartelli del Club Alpino Italiano di 110 km di sentieri suggestivi. Sarà anche l'occasione per costituire una sottosezione del Club Alpino Italiano sul Monte Erice. Sabato alle 17.30 all'Accademia Kandinsky di Trapani si terrà un concerto organizzato dall'associazione I Poeti Cantori dal titolo Passeggiate Italiane e dintorni. Ascoltiamo l'intervista. Si tratta di una carrellata virtuale, se così possiamo dire, fra le varie regioni italiane con l'esibizione del nostro gruppo corale che canterà motivi celebri italiani, diciamo che hanno una correlazione con le varie regioni d'Italia, e quindi una carrellata nei ricordi, una passeggiata anche nel sentimento che oggi, diciamo, di cui oggi c'è molto bisogno per la nostra Italia, per un po' per tutti noi, anche per i giovani, perché costituisce un motivo di ricordo, un motivo anche di riflessione su quello che l'Italia ha fatto, ha dato, anche dal punto di vista musicale, che è un fatto culturale. L'ingresso è libero? L'ingresso è libero, ci sarà anche la proiezione di diapositive per ogni regione italiana. Prende il via questo pomeriggio a San Domenico la sesta edizione della Scalinata in Fiore. Noi dell'Associazione Tra Due Mari Eventi, in collaborazione con la Rettoria San Domenico e il patrocinio del Comune di Trapani, abbiamo realizzato e stiamo realizzando la sesta edizione. Sembrava ieri quando abbiamo iniziato, invece già sono passati sei anni, questa Scalinata in Fiore di San Domenico, in cui ci sarà arte, come hai detto tu, fiori, e sarà articolato questo pomeriggio alle 17, ci sarà l'inaugurazione, quindi l'apertura al pubblico, e quindi si potranno visitare la scalinata fino alle ore 24. Poi alle 19. Alle 17 ci sarà il gruppo dei tamburi che farà il giro per il centro storico, e poi alle 19 ci sarà il concerto dell'orchestra del corso musicale della scuola media Antonino De Stefano di Casa Santa Erice. Domani, fino a domenica, si può visitare la scalinata tutto il giorno, sabato domani fino all'1 e domenica fino alle 21, e poi ogni giorno ci sarà anche una mostra d'arte nel contesto della piazza di San Domenico con la galleria Lullo di Rosario. Aria,
che esporranno tantissimi quadri, tantissime opere, quindi sarà un modo per vivere questo fine settimana qui a Trapani tutti insieme, vedendo e godendo questa bellissima scalinata dedicata alla Vergine Maria. Infatti il tema è proprio Maria, Madre di Misericordia, nell'anno santo giubilare della Misericordia. Da Trapani a Bari, per continuare a sognare sugli spalti del San Nicola, questa sera ci saranno circa 150 tifosi granata. C'è un grande entusiasmo, del resto sognare non costa niente. I tifosi ci credono, anche se per scaramanzia non lo ammettono. E questa sera al San Nicola la squadra di Serse Cosmi potrà contare sul calore dei propri supporter, molti dei quali hanno raggiunto Bari in auto. Questa mattina la partenza da Trapani. Da Trapani a Bari per continuare nel sogno. Certo, si continua sempre, speriamo sempre più avanti di prolungare il sogno. C'è entusiasmo? Sì! Forza Trapani, speriamo che vinciamo. Per andare dove poi? In playoff, in Serie A. E poi? In Serie A. È possibile? Può darsi. La Serie A è possibile? No. Lo dice per scaramanzia? Esatto. Forza Trapani! A Bari per sognare? No, se saliamo in Serie A non per sognare, già siamo sicuri che saliamo. Forza Trapani, da giorno ai Cappuccinelli, Forza Trapani! Il calcio alle 20:30, il fischio d'inizio dell'ultima giornata della stagione regolare. Poi da martedì spazio ai playoff, l'avversario del Trapani, il Bari. Ripartiamo da qui, dalla curva nord, dallo spettacolo che i 1400 hanno saputo regalare ai Granata in allenamento. Tutta energia che i ragazzi di Cosmi hanno trasformato in adrenalina per la partita di stasera. In casa Bari la società è nel caos. Il socio di minoranza, Gian Caspro, si è dimesso a seguito di divergenze con il presidente Paparesta. Di contro si aspetta il record stagionale di presenze al San Nicola. Insomma, gli ingredienti per rendere il finale di stagione ancora più interessante ci sono tutti. Mister Cosmi in conferenza stampa è stato chiaro: noi siamo quelli di sempre e non dobbiamo aver paura di nessuno, possiamo giocarcela. In ballo il miglior piazzamento nella griglia playoff, che per i Granata spazia dal terzo al quinto posto, con tutto quello che comporta. L'allenatore Granata avrà l'imbarazzo della scelta, a meno centrocampo. Dovrebbe scegliere il 3-5-2, con Nicolas tra i pali per Ticone, Pagliarulo, Scognamiglio, Fazio, Eramo, Scozzarella, Nizzetto, Coronado e Petkovic. Nota curiosa, in trasferta anche gli infortunati e anche il quarto portiere. Tutti uniti quindi per un sogno realtà che entra nel vivo. Vediamone allora le partite di questa 42esima giornata del campionato di Serie B, che vi ricordo si giocheranno in contemporanea questa sera alle 20:30. Avellino Cesena, Bari Trapani, Crotone Entella, Livorno Lanciano, Novara Modena, Pescara Latina, Provercelli Cagliari, Salernitana Como, Spezia Ascoli, Ternana Brescia e Vicenza Perugia. E del Bari ha parlato anche il difensore granata Nino Dai, che è intervenuto lunedì sera nella nostra trasmissione sportiva. Secondo me il fatto che avranno il pubblico dalla loro parte, giocando in casa, è normale che cercheranno di partire sparati, però devono stare sempre attenti alle nostre qualità, quindi secondo me sarà una bella partita, perché comunque loro ci tengono, noi più di loro, quindi vedremo quello che succederà. Chi temi di loro? Loro di gente con i piedi buoni hanno tutta quella che vuole. Esatto. No, devi scegliere uno che... A me piace molto Rosina. Mm. Che poi è quello che mi fa gioco, perché rientra sempre sul sinistro, grossa, tira. Che è quello che comunque, diciamo, il loro... Sì, sparia tutto la sempre. Squadra. Però hanno tantissimi giocatori forti. Poi, ripeto, saranno 90 minuti secondo me di fuoco. Vedremo poi sabato, anzi venerdì.
E adesso il triathlon, buoni risultati per la triathlon team Trapani alla Mondello Cup. Quindicesimo assoluto e secondo di categoria Peppe Morana, seguito da una manciata di secondi da Antonio Di Domenico. Diciottesimo Emanuele Sapienza, 25esimo Peppe Trapani, 34esimo Cono Favazzi, 49esimo e primo di categoria Leo Vona, ha partecipato anche Gaspare Volo. E adesso invece parliamo di arti marziali. Il team Sicilia del maestro Cesare Belluardo ha partecipato alla terza ed ultima tappa della maratona italiana WTK di Catanzaro. La gara era valida per la qualificazione al campionato italiano. Ben 39 le medaglie portate a casa, di cui 26 ori, 9 argenti e 4 bronzi, e ognuno degli atleti del team è salito sul podio in ogni categoria nella quale si è iscritto. Adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 e a mezzanotte 15, appuntamento con l'ultima puntata di Old Wild Basket. Ospite l'allenatore della pallacanestro Trapani, Ugo Ducarello. Invece alle 21 e alle 23 spazio alla politica con Seconda Repubblica. Il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo. E adesso una breve pausa pubblicitaria per noi, ma torniamo qui sempre in diretta con la nostra seconda edizione del TG.